insieme. Potremmo titolare questa puntata Storie al tempo del Covid, oppure anche un caso di successo. Parliamo della B&W, un'azienda di engineering che ha sede a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, e che è la prima ad aver realizzato un macchinario certificato CE, quindi certificazione europea, per realizzare le mascherine oggi obbligatorie. Eccola qua, con tanto orgoglio ce l'hanno anche portata, questa è la certificazione CE. Allora, la prima domanda credo sia d'obbligo per chiunque ci stia ascoltando. Ma se questa è la prima mascherina certificata CE italiana, quelle che ci mettiamo sul naso, parlo di mascherine FFP2, quindi Esatto. diciamo quelle di massima sicurezza, quello che ci mettiamo oggi sul naso, che cos'è? Ecco, bella domanda, grazie. Beh, le mascherine di protezione individuale sono state da sempre un prodotto made in Cina, da sempre. E l'Europa non si è mai posta il pensiero ai produttori di produrle in Europa, perché era una cosa che si comprava, diciamo così, sempre made in China, e veniva importato da dei distributori che poi distribuite. Nel periodo di Covid, ad un certo punto l'Europa si è trovata senza prodotto e ha dovuto per forza immediatamente trovare delle soluzioni. E come ha fatto? Ha semplicemente dato fondo a delle risorse per comprare dalla Cina più mascherine possibili. Ma in Cina ci sono solo quattro produttori veramente certificati con il CE regolare. Tutta la merce che noi oggi purtroppo indossiamo molto molto spesso è merce non conforme, non è regolare, i certificati non sono regolari. Quindi noi abbiamo periodo verso aprile, marzo-aprile, abbiamo ricevuto dalle associazioni industriali un po' così l'invito a, non noi, ma tutti noi industriali, abbiamo l'invito a far qualcosa, no? E quindi ci siamo messi a pensare, abbiamo detto, vabbè, perché non farlo? Siamo qui fermi, io volavo, prendevo due voli a settimana, sono dovuto rimanere a terra, dall'oggi al domani e avevamo tutta la giornata a disposizione. Quindi ci mettevamo lì dal mattino fino a mezzanotte a pensare e far qualcosa. Insieme al nostro gruppo di ragazzi, ingegneri e partner esterni abbiamo creato una squadra fantastica, dall'architetto per il design, dai ragazzi per alcuni particolari, la pneumatica, l'elettronica, un po' messo un po' tutti insieme e in poco tempo Avete creato questo macchinario? Quindi coinvolto un centinaio di persone fuori dell'azienda, insieme. Abbiamo dando anche lavoro. fatto aprire tante officine che erano chiuse perché noi avevamo la Teco, no? Ok per produrre, e quindi abbiamo messo insieme tutta questa gente che insomma sono stati veramente fantastici tutti quanti, ma hanno lavorato giorno e notte, sabato e anche domenica, e alla fine abbiamo tirato fuori il primo impianto italiano, anche europeo, che produce le mascherine in formato FFP2. Poi l'altro tema molto molto importante è trovare i materiali corretti per fare la mascherina FFP2, perché questa è una Infatti, mascherina. volevo dire, la mascherina italiana, tra l'altro non so se l'ho presentato, Ernesto Zanarella, che è il titolare della B&W, che è l'azienda che ha realizzato i macchinari. Sì. Chiedo, la mascherina italiana in cosa differisce, se differisce, da quella cinese? Beh, tanto è Il made in certificata, Italy. ecco, il Made in Italy, abbiamo i tessuti italiani. Tutti i tessuti per comporre la mascherina sono tessuti prodotti in Italia. Per produrre questo dispositivo bisogna usare dei tessuti particolari, che è di base polipropilene. E però sono costruiti e realizzati con degli impianti molto particolari, tra l'altro impianti italiani. Noi abbiamo scelto proprio per miscio, abbiamo detto vogliamo il made in Italy al 100%, sia come design, perché è giusto che un costruttore oggi si ponga nel mondo come ingegno, come qualità, ma anche come design, come stile. No, perché una macchina non deve essere solo di ottima qualità, di ottima performance, ma anche deve avere un made in Italy, cioè Sì, si ma deve proprio parliamo de della vedere. macchina per il disegno o della mascherina? Entrambe le cose, veramente, Perché, perché cioè, anche la voglio... mascherina, se guardate, è diversa, no? Dalla mascherina che normalmente si trova squadrata. Questa ha un design che è certificato. Abbiamo dovuto certificare proprio anche la forma, perché la forma deve superare diversi requisiti poi per essere funzionante e per essere performante antivirale, no? Quindi i tessuti sono totalmente italiani, i materiali sono italiani e abbiamo poi messo insieme tutte le cose e abbiamo fatto fare la certificazione da un ente nazionale. Ma un'osservazione così da
da giornalista, voi avete avuto dei contributi per fare questo? Intendo dire, no. Ricordo che quando all'inizio dell'epidemia sì. è stato nominato il supercommissario Arcuri, una delle cose che mi aveva colpito è che avevano detto anche l'autorità per aprire fabbriche, per realizzare mascherine. In realtà è passato quasi un anno, i primi siete voi. Sì. Noi, beh, a fare mascherine FFP2 chirurgiche ce ne sono tanti che sono partite. La prima cosa che è successa in Italia, tutti o molti, diciamo così, hanno cominciato a realizzare mascherine chirurgiche, dette così, no? Quelle a tre veli, quelle fatte a banda rettangolare. Quello è un altro concetto. Per il Covid quella non va bene, o perlomeno ha altre caratteristiche. Questa è anti-Covid. Dunque la gente Quelle chirurgiche mi pare difendano dagli schizzi. Ecco, questa invece è antivirale, cioè ha all'interno dei tessuti caricati anche elettrostaticamente che trattengono il virus, diciamo così, va cambiato ogni 8 ore o quanto serve, però ecco, ha un'altra caratteristica. Curiosità, voi siete i primi perché siete stati più veloci o perché siete gli unici? Per la verità non lo so. Perché, noi, perché questo non interessi. Esatto, no, per la verità noi siamo messi lì attorno a un tavolo e abbiamo cominciato a disegnare. Abbiamo realizzato questo impianto qua e ci siamo accorti di essere gli unici, ma solo perché ci siamo accorti dopo. Fatto il primo impianto abbiamo cominciato a ricevere richieste di impianti ancora prima di cominciare a produrre mascherine. Il nostro intento iniziale era quello di produrre mascherine, non di impianti. Quindi ci siamo fatto il nostro impianto, anche se carino, però la nostra idea iniziale era fare l'impianto e poi metterlo in produzione in Mustang. Poi in realtà è stata Mustang è azienda consociata. Consociata, esatto. In realtà avete avuto richieste? Abbiamo avuto richieste e in 3 mesi abbiamo realizzato 10 impianti. Cioè c'era una richiesta giornaliera di impianti. Ma richiederli sono imprenditori italiani o strani? Era fino adesso imprenditori italiani, che anche loro hanno capito che è necessario avere un impianto italiano. Cioè una cosa che ci tengo molto è che noi come italiani, come società produttrice di impianti italiani, ci teniamo molto a difendere il nostro mercato. No, certo, poi devo dire, una delle lezioni del Covid dovrebbe essere proprio quella. Sembra che poi, insomma, si fa presto a dimenticarsela, che insomma è bene avere anche diciamo, un po' di produzione nazionale, non delegare tutto esatto. all'esterno, perché può succedere. Ma oggi, in questo periodo, la richiesta è di circa 10 milioni di pezzi al giorno di questo tipo di prodotto, a parte le chirurgie ancora di più, no? Di questo tipo di prodotto è solo 10 milioni di pezzi al giorno. Una macchina così ne fa 40-80 mila al giorno, figuriamoci, ce ne vorrebbero centinaia di impianti così in Italia per sopperire alla necessità italiana. Allora, abbiamo detto che il materiale è prioritariamente propilene. Polipropilene. Polipropilene. Esatto. Poi cosa c'è ancora? Poi c'è il nasello che è in ferro e poi gli elastici che hanno una base di polipropilene e poi c'è un elastomero per forza dentro, no? Che rende elastico... l'elastico, però il tutto è 95-98% polipropilene. Adesso il passo successivo sarà quello di studiare un metodo per recuperare questo materiale, perché diventa un problema ambientale dopo, dopo l'uso. E quindi per ora? Per ora va nel secco, ma non c'è ancora una legge chiara, va un po' studiata, va capita. Voi lavorate molto anche con, diciamo, con il materiale riciclabile, quindi secondo sì, me sì, sì. Noi avendo, la state guardando. Esatto. Avendo appunto una base, altre aziende che producono packaging alimentare, no? Noi abbiamo da una parte avuto la fortuna di mantenere aperte le nostre aziende, no? Ma dall'altra parte abbiamo anche know-how, le competenze per studiare la filiera, grazie al quale poi tra un po' studiare come recuperare questo materiale fa di nuovo diventare virtuoso, perché questo materiale pregiato. Quante volte si può usare? Questo quasi un giorno. Un giorno? Una giornata. E non è comunque lavabile? Non è lavabile, è disinfettabile. Lei, oltre ad essere il titolare della BMW, è anche l'ideatore del macchinario. Sì. Assieme al mio gruppo di ragazzi fantastici. La dico sorridendo. Ma cosa c'era di difficile a inventare il macchinario? Avete preso una mascherina cinese e da lì siete risaliti. Ovviamente banalizzo, cosa c'è stato di complicato? Di complicato un po' il fatto che è un impianto lungo 15-20 metri e che ogni piccola parte ha la sua storia, no? Ogni movimento ha la sua storia di materiali, di movimenti, di cinematica, di elettronica. Di per sé non è complicato se visto pezzo per pezzo, però nell'insieme
È un impianto che ha quasi 20 motori brushless e tutti si muovono in sincronia. Io dico, è una danza quando la si sente Ecco, ma è andare. diverso da quello che usano in Cina? Sì, beh, è un impianto completamente diverso, soprattutto per il fatto che è completamente elettronico. Mentre, voglio dire, le cinesi hanno ottime macchine, però non siamo abituati noi europei a usare quel tipo di concetto molto meccanico, molto un po' impreciso, voglio dire, che i materiali che noi usiamo in Europa sono di altissima levatura, che noi utilizziamo qui è per i parti particolari, materiali che vengono usati negli stampi o nell'aeronautica. Quindi qui abbiamo voluto fare una cosa bella e soprattutto funzionante e funzionale. È un Ma quando si è messo davanti, non so, al computer o al Sì, pezzo di carta, quantomeno come io immagine? uso la mia USB, che è una matita, questa è la mia Perfetto, matita. ecco, qual è stata la prima cosa che ha fatto? Un disegno della mascherina. E Beh, è dalla poi ho mascherina cominciato, alla macchina, come ci è arrivato? e poi ho cominciato a fare tanti mock-up, a metterli nel viso, ho provato ai bambini, ragazzi, le donne, gli uomini, e ho detto, questa mi piace, e infatti è una forma totalmente diversa da quelle che trovate in giro, no? Ha questa caratteristica, no? Che veste bene, e, boh. E dopo da lì ho detto, bene, cominciamo, cosa serve? Il portarotoli, poi cosa serve? Serve piegarla, poi le naselle, così via, così via, ho buttato giù delle idee. Ragionato insieme, facciamo anche altri tipi di impianti, quindi mettendo tutto il nostro background, diciamo così, no, di esperienza, abbiamo tirato fuori degli ottimi concetti, degli ottimi prodotti, molto apprezzati oggi dai nostri clienti che hanno preso i nostri impianti. E sono contento di apprezzare un ringraziamento di un cliente che dice, bellissima, non vedevo l'ora, finalmente, siete gli unici. Io sono contento, noi siamo contenti. Ecco, ma per concludere, i vostri committenti, abbiamo detto, sono soprattutto italiani, sono aziende che fanno cosa? Che fanno solo questo? È No. una cosa molto strana perché, per dire, persone che hanno dovuto reinvestire perché magari nel settore Ok. dell'abbigliamento completamente in Azzerato. default in questo momento, di cosa faccio? Allora ho detto, beh, proviamo e abbiamo chi produceva marmo, chi produceva abbigliamenti, zainetti, che ne so, chi faceva anche DPI, che vendeva scarpe antinfortunistiche, così, e un po'. Imprenditori che si Se ne reinventano. inventano, questa è una cosa fantastica in Italia, veramente. Grazie ad Ernesto Zanarella, che è il titolare della B&W di Piazzola sul Brenta, a questo punto è anche il promotore The della Made in Italy. rinascita di una piccola nicchia di economia, grazie a questa idea. Beh, abbiamo messo su altri 20 persone in questo periodo. Certo, no, dico, Una però delle. rispetto al problema della disoccupazione, una piccola nicchia. Certo, Con però tutto il il nostro. rispetto. Tanti così, tanti ce ne vorrebbero che ciascuno assumesse 20 persone, però ahimè i problemi sono grandissimi. Detto questo, complimenti perché questa è la prima, anzi quello è il primo macchinario che avete visto certificato CE, cioè certificazione europea per la produzione delle mascherine DPI, dispositivo di protezione Individuale. individuale, FFP2, quelle che insomma diciamo sono a massima sicurezza. Grazie e complimenti. Grazie È bella mille. anche la storia, insomma, in tempo di Covid ci si ingegna e si reinventa anche il design italiano. Ci si vede, a Grazie. domani.